Salve gente, benvenuti a un nuovo video. Come vedete oggi sono su Audacity perché vi voglio insegnare un trucco proprio gratuito che potete usare se volete fare delle tracce ambientali o comunque dark ambient o comunque atmosferiche senza avere DAW, Digital Audio Workstation da 300 euro. Con Audacity, visto che è gratuito, potete fare delle tracce ambientali dark o comunque ambientali belle anche con questo programma qui. E vi faccio vedere come facevo io nel 2009 quando ho iniziato. E vi faccio vedere dei trucchetti che potete usare per fare delle tracce molto atmosferiche. Allora, userò il microfono della mia webcam, questa che vedete me. E registrerò l'audio appunto dal microfono della webcam, perché io ai tempi nel 2009 non sapevo cos'era lo Zoom H4n, non sapevo cos'erano i registratori digitali, quindi io registravo con il microfono del computer portatile, quindi su per giù di qualità siamo lì. Allora, state a vedere cosa si può fare con Audacity nell'ambiente della musica dark ambient o comunque della musica dark. Allora, partiamo da. Facciamo una registrazione semplice semplice. Questa è la nostra traccia mono, perché il microfono della webcam è mono. Quindi andiamo a levare questo silenzio. All'inizio pigliamo canche, con canche si elimina il pezzo che selezionate, questo ce lo lasciamo. Allora, prima cosa da fare è rendere la traccia in stereo. Come si fa a rendere la traccia stereo da una mono? Facilissimo, creiamo un'altra traccia mono, selezioniamo l'audio sopra, facciamo copia, selezioniamo la traccia sotto. Facciamo incolla. Potete fare anche con CTRL C e CTRL V. Poi clicchiamo qua su traccia audio 1 e andiamo su crea una traccia stereo. E ora è creata una traccia stereo. Semplice. Ora cosa facciamo? Una cosa buona da farsi, visto che i microfoni della webcam comprimano, distorgono parecchio l'audio, facciamo un fade in all'inizio, una dissolvenza in entrata. Così. Poi facciamo un bel riverbero, solo wet, gestisci presette di fabbrica cattedrale o sala parrocchiale perché hanno dei riverberi molto lunghi. Facciamo sala parrocchiale solo wet, ok, e ora è così. Ok, ora cosa possiamo fare, direte, con questa voce? Ora lasciamo che la webcam registri qualche suono ambientale esterno di dove viviamo, ecco. Possiamo anche registrare dei suoni noi. Visto ora registrare la mia voce. Ok, anche poco, basta proprio dei secondi. Selezioniamo la nostra traccia, facciamo di nuovo, facciamo taglia, questa volta tagliamo la traccia, aggiungiamo una nuova traccia in stereo, la incolliamo e come vedete è mono, perché è mono? Perché è mono. Quindi cosa facciamo? Dividiamo la traccia stereo e facciamo la stessa cosa di prima, quindi selezioniamo la traccia 1, è un procedimento un po' lunghino perché Audacity non è una Digital Audio Workstation, ma è una cosa per fare dei ritagli audio da poco, quindi non è, cioè, però ci si può fare potete fare quello che vi pare. Quindi andiamo a mettere questa forma audio, questa onda audio sotto quell'altra, facciamo reverse, rovesciamo l'audio, facciamo
Facciamo un bel riverbero lungo, facciamo questa volta, cambiamo riverbero, facciamo quello da cattedrale, solo wet. Vedete? Ora lo rirovesciamo di nuovo, facciamo la rovescia e ora mettiamo in solo e sentite. Già così è molto spettrale. Ora cosa possiamo fare? Facciamo copia, tracce, audio, nuova, stereo, incolla. E ora in questa qui nuova, cosa succede? Cosa possiamo fare di... La cosa ganza che possiamo fare con Audacity è possiamo fare il ricampionamento dei campioni audio direttamente qui, senza bisogno di una tastiera. Quindi è fantastico. Io quando scoprì questa funzionalità dissi, wow, cos'è sta roba? Non sapevo nemmeno cos'era il ricampionamento, quindi curatevi voi. Mettiamo a 22.050 Hz questo campione qui, che è lo stesso di quello sopra. Quindi lo mettiamo a 22.050. Lo spostiamo più in qua. E io taglierei qui un pezzettino. Quindi lo rispostiamo più in qua. Così. Facciamo una dissolvenza in entrata, effetti, dissolvenza in entrata, ok. Ora, anche qui facciamo una dissolvenza in entrata, se no fa caccare. Quindi facciamo ora, seleziona tutto, è stata a sentire già cosa è venuto fuori. Certamente la nostra traccia dura solamente 34 secondi, quindi cavolo, dura poco. Cosa possiamo fare per estendere la durata della traccia? Semplice, c'è un tool, non il gruppo musicale, comunque c'è un effetto molto interessante su Audacity, che è il pull stretch. Ora cosa facciamo col pull stretch, direte voi? Facciamo copia della traccia sopra, copia, tracce, nuova, stereo, incolliamo sotto. E qui facciamo effetti, pull stretch, vediamo qui ho dato 5, possiamo dare anche 10, se facciamo bella lunga, 10, ok, aspettiamo che applichi l'effetto, ok, e ora dura già 2 minuti e 15, quindi cavolo, si è stesa un bel po'. Cosa facciamo adesso? Rovesciamo la traccia. Eliminiamo la parte di silenzio qui davanti che non ci serve a niente. Già ora dura 2 minuti, la differenza da prima. Così. Senza andare anche oltre il limite qui. Questa assurda di questo programma è questa, ma vabbè. Quindi ora facciamo. Guarda che me l'ho dimenticato un fade out. Allora qui. Se no, se non fate fade in e fade out, qui vi sorte fuori un casino della Madonna, quindi facciamo fade out. Ora facciamo, seleziona tutto, tracce, mix, miscela e reindirizza. Se volete fare anche l'indirizzamento in mono, potete farlo anche in mono, ma comunque meglio in stereo. E ora è già questo.
Ora, per far sì che non ci sia tutto questo fade out lungo chilometri che dura veramente fino a quasi 2 minuti, facciamo copia della traccia sopra, traccia di nuova, traccia stereo, incolla, e questa qui la rovesciamo, poi state a vedere, eh? Rovescia, e ora la spostiamo così, qui al 45esimo secondo, stendiamo, già ora dura già 2 minuti e 45, facciamo tracce, miscela e indirizzo, no, seleziona tutto, tracce, mix, miscela e indirizza, ora reindirizza tutto l'audio. Ok, ci siamo, abbiamo una traccia d'arcambio di 2 minuti e 45, semplice. Se qui questo spazio di silenzio non vi piace, cosa si fa? Semplice, si copia un pezzo di audio, si piglia un pezzo di audio, si fa copia, tracce, aggiungi una nuova traccia stereo, copia, spostiamo qui nel posto qui, possiamo ricampionare l'audio, quindi facciamo frequenza, spostiamo un po', facciamo così. Sì, così. Da 48.000 a 44 non c'è tanta differenza, però la differenza si sente. Quindi facciamo, cosa possiamo fare ora? Possiamo fare anche un po' il stretch più corto, quindi facciamo 5, anzi facciamo 3. 3. Ok, già abbiamo esteso qui, così, meno 2, ricordatevi sempre di fare dissolvenza in entrata, dissolvenza in uscita, perché sennò vi fai click, non sono belli da sentire i click. Io, cosa che sbagliavo ai tempi era appunto che io il fade in e il fade out, cioè la dissolvenza di entrata e in uscita, io non la facevo mai, quindi si sente peggio click nella mia musica vecchia. Comunque, così, seleziona tutto, tracce, mix, miscela e indirizza. E ora abbiamo una traccia bella completa, senza spazi di silenzio, senza niente, che ora vi faccio sentire, muto il microfono. Ascoltate.
Ed ecco qua la nostra traccia. State attenti al volume, mi raccomando, state molto attenti al volume, perché questo programma Audacity non ha un limiter sul master, quindi se andate oltre il punto di zero, clippate come delle bestie. Quindi state molto attenti al volume, state sotto, almeno sotto i 0,5 e non avrete problemi. Potete farci veramente quello che vi pare, ragazzi, cioè questa DAW, possiamo chiamarla Digital Audio Workstation. Certo, non ci potete mixare brani metal, però ci potete fare comodamente queste cose qui. Oltretutto avete un bel generatore di suoni che è molto interessante, che se ci volete aggiungere qualche suono qui sotto fate traccia, certamente traccia stereo, quindi fate qui, ora selezionate qui, fate genera tono. Ad esempio a me qui mi ci garberebbe un tono a 80, no, diciamo 50 Hz, sinusoide quadrata, dente di sega quadrata, no alias, guardate voi. Quindi facciamo una dente di sega, questa, ok, conoscete tutti. Per renderla un po' meno brutta facciamo, abbiamo anche un bel equalizzatore, guardate bello che è equalizzatore grafico, ce l'avessero le altre Digital Audio Workstation, delle cose del genere. Facciamo così. Possiamo fare bassi alti, leviamo gli alti, lasciamo i bassi, applica, chiudi. Troppo alto di volume, tracce, miscela in indirizzo, così si abbassa il volume, sentiamolo ora. Sempre bruttino, facciamo un po' di distorsione. Guardate quanti tipi di distorsione che ha. Armoniche pari, applica. Ok. Ok. E ora facciamo un riverberino. Non wet perché sennò è un casino. Facciamo un presetto di fabbrica, stanza luminosa. Ok. Bassi. Ok. Tagliamo un pezzo. Se volete fare una successione di dun 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 a pezzi, facciamo così, selezionato un pezzo a caso di audio vuoto e facciamo genera silenzio, silenzia, e vi creerà una traccia di silenzio, appunto. Ok, come vedete siamo anche fuori fase. Noi facciamo effetti, compressione, no, è peggio con la compressione. Normalizza, no, peggio anche con la normalizza. Come possiamo farlo? Dovrebbe esserci un DC, no? Se c'è no, c'è DC. Deepfix. Va bene, lo teniamo fuori fase. Col wah-wah, forse col wah-wah. E con un riverbero lungo. Ecco, andiamo un po' più in fase. Ok, distorsione, facciamo armoniche, facciamo livellatore. Applica, applica, applica. Ok, e ora per crearne di più in successione facciamo, selezioniamo la nostra traccina, facciamo effetti, ripeti, facciamo che lo ripete 6 volte, così. Andiamo a eliminare questo punto qui, punto di aggancio fra le tracce, basta cliccarci sopra e va via. Facciamo così, lo spostiamo in mezzo. Dissolvenza in entrata e la dissolvenza in uscita lì. Non credo che sia. Ok,
Allora, ascoltiamola ora. Questo significa, insomma, ragazzi, che se uno vuole con Audacity vuole fare dei lavori buoni, dei buoni lavori, anche partendo appunto da una cosa gratuita come Audacity e con i suoni che sentite a giro per la vostra casa. Potrebbero essere qualsiasi, come questo di questa lavatrice, ecco, che si sente di sottofondo. Che sì, lo potete registrare con la vostra webcam e storpiarlo nei peggio modi. Quindi. Buon divertimento a tutti, buona giornata, buone vacanze se siete sempre in vacanza e ci vediamo al prossimo video. Ciao!